Appena tornato da un mese in America. Il Red River Gorgio. Ok. In Kentucky, che è un posto sperduto in America, veramente. Che al di là dell'arrampicata non c'è niente, però l'arrampicata è veramente bella. C'è una delle più belle falesie che ho visto finora, penso. Dopo Seuss è una delle più belle. La roccia è molto strana, nel senso che è arenaria, quindi noi non siamo abituati. E fa queste. Ci sono queste formazioni bellissime, delle onde, come degli alveari. Veramente stupendo da arrampicare. Sembra di scalare quasi su dei blocchi, però con la corda, super divertente. Cosa ho fatto? Ho fatto il mio primo 8BP a vista, Omaha Beach, il mio primo 9A, e poi ho fatto altri 3 8CPU e un sacco di via, insomma, sull'8B così a vista, un 8BP flash. È stato veramente particolare perché tutti gli arrampicatori hanno avuto la stessa idea questo autunno, e ci siamo trovati tutti nelle Red River Gorge senza saperlo, quindi ogni giorno si arrivava in falesia e si trovava qualcuno di nuovo, erano veramente tutti là, c'era Adam, Woods, tutti gli svizzeri, i francesi, c'era veramente un sacco di gente, quindi si è creato un ambiente veramente motivante in cui andavi in falesia, scalavi, tutti erano motivati, c'era una buona, c'era veramente un buon feeling. E secondo me c'è stata un'ingiusta polemica sui gradi, nel senso che sicuramente certe vie sono più facili rispetto ad altre, altre sono più difficili. E l'unico problema, di fatto, c'erano tutti forti, in forma, in quel momento, in quel posto lì, quindi è ovvio che le prestazioni ci siano state. Insomma, Adam lo conosciamo tutti, Cedric anche, è normale che facciano delle prestazioni, insomma. Per quanto mi riguarda è stato, penso, la prima volta dopo 3 anni che ho preso un mese solo per scalare in falesia e dedicarmi solo a quello, quindi non mi sono stupito poi più di tanto di aver fatto quelle vie con tutto il tempo che ho avuto, ovviamente.